La verità sta ferma. Altre forze può darsi si muovano. Di questa, dunque, vale più fidarsi. Quando i cedri più vecchi si incurvano e le querce dischiudono i pugni e i monti si inclinano fiacchi, come esemplare un corpo che si regge senza un osso, che vigorosa una forza che si sostiene senza un appoggio, la verità sta su da sola e ogni persona che crede in lei sta su spavalda. Essere spavaldi? Ecco, essere spavaldi nel nome della verità è la cosa più bella che c'è. Perché la verità ti tiene in piedi. E la verità è una sola, non è quella che ti fa comodo. Perché se è quella che ti fa comodo, dopo un po' salta. Queste dichiarazioni sono dichiarazioni, riflessioni che faccio maturate con degli ingredienti che si chiamano decisioni. Le decisioni sono quelle cose che vengono fatte, ma nello stesso momento che vengono fatte, queste decisioni si ritrova a fare i conti con tutto quello che lasci. Che decisioni, la parola decidere viene da incidere, perché tu ti decidi, quindi tagli e prendi una direzione. Quando hai preso quella direzione, indirettamente allontani da quello che eri insieme prima della decisione, quindi troverai altri flussi, troverai altri modi di fare, nello stesso momento hai abbandonato tutto quello che era insieme, perché hai deciso, hai inciso, sapevi un salame intero, tanto per dire, e stai tagliando, hai deciso di mangiartelo, non ce l'hai più il salame intero, il pane, quello che vuoi, capito? Quindi hai preso una direzione. Quindi, come diceva Dickinson, la verità rimane in piedi da sola e tutti gli altri a guardare intimoriti. Imma, stai in piedi, tu sei figlia della verità, capito amore? Sei figlia della verità. La verità qual è? È che la dignità, tu sei figlia della dignità, capito? In che senso? Che te sei quella lì che involontariamente e indirettamente ha dato vita alla nostra dignità. Abbiamo preso scatto anni or sono e abbiamo preso la decisione, io e la mamma, di ricominciare, di rimpastare tutto. E qual è oggi il resoconto? Francesca, hai visto, Imma, cosa hai fatto? Perché la dignità di sentirsi genitori nei tuoi confronti ci ha portato dove siamo. E te sei figlio della dignità. E tu stare in piedi che cosa comporta? Comporta quella decisione, quella riflessione che abbiamo fatto. I tempi si sono, come dire, accavallati, ma com'è vero che la nostra dignità ha dato vita a Francesca, è anche vero che se c'è qualcosa che calpesta la dignità, quel qualcosa esiste sempre. E quindi diamo lo scatto alla dignità. Stavo dicendo Francesca, Imma,
Non ti preoccupare, papà e mamma sono qui che ti aspettano per lanciarti nei tuoi sogni. Un bacio, Imma. Ti aspetto. Ciao, Imma. Stavo dicendo ieri.